hundreds of UFO sightings in recent years. Last year, these glowing pyramid shapes flying over a Navy destroyer off the coast of California. All'interno dell'enigma più ampio che è il fenomeno UFO, c'è un altro enigma che non è ancora stato risolto. Perché così tanti avvistamenti coinvolgono imbarcazioni strane, di forma rettangolare o triangolare, che sono spesso segnalate come di colore scuro, quasi silenziose e delle dimensioni di un campo da calcio o più grande? Per essere più precisi, cosa sono? E perché i testimoni hanno riferito di aver visto un gran numero di loro in bilico muoversi lentamente e metodicamente senza lasciare alcun contrale visibile? Nel video di oggi attraversiamo alcuni degli strani avvistamenti che si sono verificati proprio il mese scorso. Negli anni successivi al 1952, quando la United States Air Force usò per la prima volta il termine oggetto volante non identificato, i rapporti si riferivano spesso agli UFO in un senso più generale come dischi volanti. Tuttavia i testimoni dell'epoca e i testimoni successivi hanno descritto una vasta gamma di forme, tra cui dischi o due dischi uniti insieme, forme di uova, a cappello, forma a sigaro, forme a boomerang, lampadine e persino caramelle tic tac. La lettera V, la forma di una punta di frecce, e il triangolo erano alcune delle forme più frequentemente riportate. Secondo il ricercatore autore di UFO, David Marler, che ha scritto il libro Triangular UFOs, An Estimate of the Situation, ha stimato più di 17.000 fascicoli riguardanti imbarcazioni triangolari inspiegabili, che sono anche indicate come triangoli neri. Lo scopo degli avvistamenti è ancora un mistero, indipendentemente dal fatto che si tratti di spie statunitensi avanzate, come alcuni credono, o qualcos'altro di origine sconosciuta. Marler ipotizza che, dato il loro modello di hovering persistente, gli alieni potrebbero essere impegnati in sorveglianze di qualche natura o tipologia, o condurre un'analisi topografica della Terra. Secondo Chris Mellon, ex vice assistente segretario alla difesa per l'intelligence durante il Clinton e George W. Bush, le amministrazioni di Bush, la cui carriera si è concentrata su minacce non convenzionali alla sicurezza americana, ci sono stati molti casi in cui questi veicoli sono stati osservati su basi gestite dallo Strategic Air Command. Il mese scorso, a novembre, una strana immagine di un grande oggetto illuminato dal chiaro di luna è stata condivisa online. Coloro che ne hanno assistito sopra gli Stati Uniti d'America hanno riferito che sembrava essere un rettangolo perfetto. Il fatto che questa non sia la prima volta che uno di questi rettangoli viene avvistato è uno degli aspetti più sconcertanti di questo avvistamento. La gente del posto, in Cina, ha notato che uno di loro è stato fotografato nel cielo sopra la provincia di Shandong, che è ben nota per essere una regione con alta incidenza di avvistamenti insoliti. Coloro che vivevano negli Stati Uniti hanno riferito che l'oggetto era difficile da individuare e che sono riusciti a vederlo solo quando si è fermato in una posizione comoda. Moonlight stava aiutando a far luce sul misterioso oggetto, il che ha portato alcune persone a commentare che era enorme, ma lasciavano altri a chiedersi come fosse in grado di rimanere fermo nel cielo. Diverse immagini hanno iniziato a farsi strada intorno alle comunità di internet che si concentrano sull'indagine di avvistamenti particolari, e questo ha portato altri locali a farsi avanti ad affermare di aver assistito allo stesso evento delle prime persone che si erano fatte avanti. Uno dei testimoni ha dichiarato quanto segue: stavo guidando in quel momento, quindi non sono stato in grado di scattare una foto con la mia macchina fotografica, ma posso dire con certezza che l'ho vista. Quando sono tornato a casa ho mandato un messaggio a un mio amico dicendo che avevo appena visto un enorme rettangolo nel cielo. Non mi hanno creduto, ma so per certo che ho osservato qualcosa poco prima che scomparisse. Mi chiedo se l'ho osservato o meno dal punto di vista appropriato, il che avrebbe causato l'illuminazione dell'oggetto. Devo ammettere che ci sono stati momenti in cui mi sono chiesto se la mia mente mi stesse giocando o meno un brutto tiro. Tuttavia sono sollevato nel vedere che non sono l'unico ad averlo visto. Un altro individuo ha dichiarato di aver visto qualcosa all'inizio dell'anno, ma la loro descrizione dell'oggetto era significativamente differente, affermando che aveva una forma di triangolo invece che di rettangolo. Ha aggiunto che questo avvistamento aveva molte delle stesse caratteristiche del primo, incluso il fatto che era silenzioso mentre galleggiava nell'aria e che poteva essere visto solo da prospettive specifiche. Coloro che hanno visto le fotografie hanno commentato che sembra che una metropoli sia sospesa nell'aria sopra di essa. Alcune persone hanno risposto immediatamente affermando che queste formazioni di nuvole non erano nulla fuori dall'ordinario. Tuttavia molti altri non hanno creduto a questa spiegazione e hanno affermato che è abbastanza evidente che c'è qualcosa lassù. La gente ha segnalato la presenza di enormi aerei seduti tra le nuvole per un certo numero di anni, il che è uno degli aspetti
aspetti più strani di questi avvistamenti, dato che non sono nulla di nuovo. In altri casi sono stati visti seduti lì per diverse ore prima di decollare a una velocità molto elevata. Anche se questi aerei sono noti alle persone che sono entrate in contatto con loro o li hanno avvistati, al momento nessuno si è fatto avanti per affermare che sono responsabili delle fotografie risultate nelle telecamere, il che ha portato solo ulteriori confusioni e domande. Altri hanno presto avanzato l'idea che questo fosse in realtà parte di qualche esperimento e che il governo potrebbe avere testato alcune nuove tecnologie nell'area, notando che potrebbe dare l'illusione che gli oggetti siano nel cielo. Durante gli anni 50, 60 e 70, le persone di tutti gli Stati Uniti e nel mondo hanno riferito di aver visto oggetti volanti non identificati a forma di triangolo. Negli anni 60, al culmine della frenesia UFO associata alla Guerra Fredda, sono state fatte segnalazioni di triangoli volanti inspiegabili su Connecticut, Georgia, Pennsylvania e Texas. Sono stati registrati anche su Londra, Madrid e Cecoslovacchia. Nel 1969 due piloti della Guardia Nazionale seguirono un oggetto di forma triangolare di 50 piedi di diametro per 20 minuti su San Juan, Porto Rico, fino a quando non hanno finito il carburante e sono stati costretti a tornare alla loro base. L'oggetto in questione è stato descritto come avente un diametro di 50 piedi. I funzionari sono stati in grado di collegare molti di questi casi a condizioni atmosferiche, palloni meteorologici o altre fonti quotidiane. Tuttavia molti di loro sono rimasti inspiegabili. Un aumento significativo del numero di avvistamenti di massa è stato segnalato nella Hudson Valley di New York tra il 1983 e il 1986. Questa regione si trova a circa 80 km a nord di New York City. Uno dei testimoni, Kevin Soraviglia, un tenente in pensione del Dipartimento di Polizia di Yorktown, ha osservato un enorme oggetto silenzioso che si librava in basso e misurava 100 metri dalla punta dell'ala alla punta dell'altra. Dopo essersi fermato e aver fatto un giro di 45 gradi, l'UFO ha improvvisamente accelerato ed è scomparso. Secondo Soraviglia, che ha chiamato la Stewart Air Force Base, che si trova nella vicina Newburgh, per scoprire se qualcuno dei suoi aerei da trasporto C-5, che all'epoca erano gli aerei più grandi e pesanti del mondo, avesse volato quella notte. È stato informato che nessuno di loro era uscito dall'aeroporto. Nell'ultima parte di quell'anno, un enorme UFO triangolare è stato avvistato sorvolando una sezione della Taconic Parkway a New York. Di conseguenza un numero significativo di conducenti si è fermato per dare un'occhiata più da vicino a quell'oggetto misterioso. La regione è stata afflitta da istanze di natura simile per un certo numero di anni. Quando 30.000 cittadini di Phoenix in Arizona hanno osservato qualcosa di strano nei cieli del marzo del 1997, la città è diventato un hotspot UFO. Lo strano oggetto era caratterizzato come a forma di V in alcuni avvistamenti, ma triangolare in altri. Era a forma di triangolo e aveva tre luci. Si stava muovendo lentamente, era grande quanto 25 aerei di linea e non ha fatto rumore, secondo un pilota di compagnia aerea in pensione. Altri hanno stimato le sue dimensioni in tre campi da calcio. Nell'anno 2000 le autorità dei comuni vicini del sud dell'Illinois sono stati inviati per esaminare la denuncia di un camionista che aveva visto un grande UFO a forma di punta di freccia che si librava in basso nel cielo, alto due piani e con la lunghezza di un campo da calcio. I nastri di spedizione mostrano lo stupore e l'orrore esibiti dalle diverse unità di applicazione della legge, tutte in contatto radiofonico tra loro. Il National UFO Reporting Center, che ha registrato oltre 8.100 avvistamenti di UFO a forma di triangolo dei primi anni 60, prevede circa 200 avvistamenti nella prima metà del 2020. Molti di questi avvistamenti sono stati accuratamente studiati dagli investigatori degli UFO. I triangoli belgi sono stati interpretati come stelle, pianeti, palloncini o dirigibili, con un pizzico di allucinazioni di massa gettate per buona misura. Le luci sopra Phoenix sono state respinte come razzi lanciati durante un'esercitazione dell'Air National Guard, nonostante il diffuso scetticismo. Alcuni credono che gli avvistamenti di New York siano stati messi in scena da piloti di acrobazie locali che volavano in formazione. Una spiegazione solleva la possibilità dell'effetto aereo. Secondo quest'idea, le persone che osservano luci non correlate nel cielo possono ingannare se stesse pensando di far parte dello stesso oggetto. Altre teorie hanno ruotato intorno a aerei top secret. Sebbene il governo degli Stati Uniti sia rimasto per lo più in silenzio sull'argomento, è ampiamente noto che l'Air Force ha sperimentato aerei triangolari e a forma di V per decenni, tra cui il bombardiere Stealth B-2, Spirit e l'F-117 Nighthawk, così come forze ulteriori hanno sperimentato su aerei senza nome. Gli avvistamenti vicino all'Area 51, la struttura di test degli aerei spia classificata del Nevada, possono essere collegati a voli di prova di alcune di queste imbarcazioni. Tuttavia, le dimensioni
dimensioni insolite descritte da numerosi testimoni sono sorprendenti. Per i ricercatori, il volume di avvistamenti e la coerenza del comportamento di oscillazione dell'imbarcazione, combinati con le loro inspiegabili accelerazioni, indicano che siamo lontani dalla tecnologia militare riconosciuta. Cosa pensi che siano questi misteriosi oggetti rettangolari e triangolari? Parlacene nella sezione dei commenti.